Francesco Donaldo, uno dei pittori più apprezzati e quotati del panorama siciliano, esporrà a Palazzo d'Amico dal 15 al 24 luglio, con l'inaugurazione il 15 alle ore 18:30. Figlio di Enzo, anch'egli pittore, il giovane Francesco inizia a interessarsi di pittura, influenzato dal padre e dalla frequentazione del suo studio. Il giovane Francesco è avviato dai genitori ai primi rudimenti dell'arte. Francesco Donaldo nasce a Catanzaro nel 1960. Alla fine degli anni Ottanta si trasferisce in Sicilia e inizia a collaborare con importanti gallerie d'arte. La passione per la musica jazz, tema ricorrente delle sue opere, porterà il presidente di Pescara Jazz nel 2005 ad invitarlo alla manifestazione con una mostra personale. Nel 2012 si separa dall'attrice Rinaldi, sposata nel 2010, dalla quale ha avuto Francesca Romana Donaldo. Un periodo difficile nella sfera familiare ed affettiva dell'artista. Ma Donaldo trae dalla propria sofferenza la forza e la ragione della sua ispirazione artistica. La sua opera è essa stessa la panacea e la sublimazione dei suoi tumulti. Quasi per un gioco scaramantico, a dispetto di tanto buio interiore, la sua pittura si anima di nuovi colori. Ma è soprattutto l'incontro con Rosanna, sua attuale compagna, ad avergli suggerito nuove linee prospettiche che animano di una luce nuova la sua vita e le quali non possono non riflettersi nelle sue opere più recenti. Cosicché l'artista matura la decisione di risiedere stabilmente in Sicilia. Uno scorcio storico, artistico, unico al mondo. Agrigento. Un nuovo entusiasmo porta Francesco Toraldo ad iniziare un periodo di sperimentazione intensa e laborioso. Riprende a lavorare sulla carta dopo molti anni, però lo diverte e lo rende libero. Nella sua stessa affermazione, sulla carta il mio linguaggio è scevro da ogni retorica. Ed il segno non tiene conto di alcun principio razionale. L'artista ha assorbito certamente i cromatismi della pittura Faue e gli approfondimenti visivi dell'espressionismo tedesco del primo dopoguerra. Dell'opera di Francesco Donaldo si sono interessati critici e artisti di rilievo, tra cui Carlo Rosselli, Caterina Bellari, Alessandra Radaelli e Amedeo Minghi, Paolo Levi e Vittorio Sgarbi.